Prima di Giovanni. Capitolo 1. Quello che fu dal principio, che abbiamo udito, che abbiamo visto con i nostri occhi, che abbiamo attentamente contemplato e che le nostre mani hanno toccato, circa la parola della vita. Sì, la vita fu resa manifesta, e abbiamo visto e rendiamo testimonianza, e vi riferiamo circa la vita eterna che era col Padre e ci fu resa manifesta. Quello che abbiamo visto e udito riferiamo anche a voi, affinché anche voi abbiate partecipazione con noi. Inoltre, questa nostra partecipazione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la nostra gioia sia completa. E questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e vi annunciamo, che Dio è luce e che unitamente a Lui non ci sono tenebre alcune. Se facciamo la dichiarazione, abbiamo partecipazione con Lui e continuiamo a camminare nelle tenebre, mentiamo e non pratichiamo la verità. Comunque, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo partecipazione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se facciamo la dichiarazione, non abbiamo nessun peccato, sviamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni ingiustizia. Se facciamo la dichiarazione, non abbiamo peccato, lo rendiamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Capitolo 2. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non commettiate peccato. Eppure, se qualcuno commette peccato, abbiamo un soccorritore presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Ed Egli è un sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo abbiamo la conoscenza che lo abbiamo conosciuto, cioè se continuiamo a osservare i Suoi comandamenti. Chi dice, «Io l'ho conosciuto», e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in tale persona. Ma chiunque osserva la Sua parola, in tale persona l'amore di Dio è stato veracemente reso perfetto. Da questo abbiamo conoscenza che siamo uniti a Lui. Chi dice di rimanere unito a Lui ha l'obbligo di continuare anch'egli a camminare come camminò Lui. Diletti, vi scrivo non un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avete avuto dal principio. Questo comandamento vecchio è la parola che avete udito. Ancora, vi scrivo un comandamento nuovo, fatto che è vero nel suo caso e nel vostro, perché le tenebre passano e la vera luce già risplende. Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è nelle tenebre fino ad ora. Chi ama il suo fratello rimane nella luce e nel suo caso non vi è causa d'inciampo. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Vi scrivo, figlioletti, perché i peccati vi sono stati perdonati a motivo del suo nome. Vi scrivo, padri, perché avete conosciuto colui che è dal principio. Vi scrivo, giovani, perché avete vinto il malvagio. Vi scrivo, fanciullini, perché avete conosciuto il Padre. Vi scrivo, padri, perché avete conosciuto colui che è dal principio. Vi scrivo, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il malvagio. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, il desiderio della carne, il desiderio degli occhi e la vistosa ostentazione dei propri mezzi di sostentamento, non ha origine dal Padre, ma ha origine dal mondo. Inoltre, il mondo passa e pure il suo desiderio,
ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. Fanciullini, è l'ultima ora, e come avete udito che viene l'Anticristo, così ora sono sorti molti anticristi, da cui acquistiamo la conoscenza che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano della nostra sorta, poiché se fossero stati della nostra sorta, sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti affinché fosse manifesto che non tutti sono della nostra sorta. E voi avete un'unzione dal Santo, voi tutti avete conoscenza. Vi scrivo, non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna ha origine dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Questi è l'Anticristo, colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha nemmeno il Padre. Chi confessa il Figlio ha anche il Padre. In quanto a voi, ciò che avete udito dal principio rimanga in voi. Se ciò che avete udito dal principio rimane in voi, anche voi dimorerete unitamente al Figlio e unitamente al Padre. Inoltre, questa è la promessa che Egli stesso ci ha promesso, la vita eterna. Vi scrivo queste cose riguardo a quelli che cercano di sviarvi, e in quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma come l'unzione da Lui vi insegna intorno a tutte le cose, ed è vera e non è menzogna, e come essa vi ha insegnato, rimanete uniti a Lui. E ora, figlioletti, rimanete uniti a Lui, affinché quando sarà reso manifesto, abbiamo libertà di parola e non siamo da Lui svergognati al tempo della Sua presenza. Se sapete che Egli è giusto, acquistate la conoscenza che chiunque pratica la giustizia è stato generato da Lui. Capitolo 3. Vedete quale sorta d'amore il Padre ci ha dato, affinché fossimo chiamati figli di Dio, e lo siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora reso manifesto ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà reso manifesto, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza posta su di Lui si purifica, come Egli è puro. Chiunque pratica il peccato pratica anche l'illegalità, e il peccato è illegalità. E sapete anche che Egli fu reso manifesto per togliere i nostri peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane unito a Lui non pratica il peccato. Chiunque pratica il peccato non l'ha visto né l'ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi svii. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chi pratica il peccato ha origine dal diavolo, perché il diavolo ha peccato dal principio. Per questo scopo il Figlio di Dio fu reso manifesto, cioè per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non pratica il peccato, perché il suo seme riproduttivo rimane in lui, ed egli non può praticare il peccato perché è stato generato da Dio. I figli di Dio e i figli del diavolo sono manifesti da questo fatto. Chiunque non pratica la giustizia non ha origine da Dio, né ha origine da Dio colui che non ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che dobbiamo avere amore gli uni per gli altri, non come Caino, che ebbe origine dal malvagio e scannò il suo fratello. E per quale motivo lo scannò? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle del suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, perché egli cedette la sua anima per noi, e noi abbiamo l'obbligo di cedere le anime nostre per i nostri fratelli. Ma chiunque ha i mezzi di sostentamento di questo mondo e vede il proprio fratello nel bisogno e gli chiude la porta delle sue tenere compassioni, in che modo l'amore di Dio rimane in lui?
Figlioletti, non amiamo a parole né con la lingua, ma con opera e verità. Da questo conosceremo che abbiamo origine dalla verità e assicureremo il nostro cuore davanti a Lui circa qualunque cosa di cui il nostro cuore ci condanni, perché Dio è maggiore del nostro cuore e conosce ogni cosa. Diletti, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo libertà di parola verso Dio, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che sono piacevoli ai Suoi occhi. In realtà, questo è il Suo comandamento, che abbiamo fede nel nome del Suo Figlio Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri, come Egli ci diede comandamento. Inoltre, chi osserva i Suoi comandamenti rimane unito a Lui ed Egli unito a tale persona. E da questo acquistiamo la conoscenza che Egli rimane unito a noi, dallo Spirito che ci diede. Capitolo 4. Diletti, non credete ad ogni espressione ispirata, ma provate le espressioni ispirate per vedere se hanno origine da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti nel mondo. Da ciò acquistate conoscenza dell'espressione ispirata da Dio. Ogni espressione ispirata che confessa Gesù Cristo venuto nella carne ha origine da Dio, ma ogni espressione ispirata che non confessa Gesù non ha origine da Dio. Inoltre, questa è l'espressione ispirata dell'Anticristo che avete udito che veniva e ora è già nel mondo. Voi avete origine da Dio, figlioletti, e avete vinto quelle persone, perché chi è unito a voi è maggiore di chi è unito al mondo. Esse hanno origine dal mondo, per questo parlano di ciò che viene dal mondo e il mondo le ascolta. Noi abbiamo origine da Dio. Chi acquista la conoscenza di Dio ci ascolta. Chi non ha origine da Dio non ci ascolta. Ecco come notiamo l'espressione ispirata della verità e l'espressione ispirata dell'errore. Diletti, continuiamo ad amarci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è stato generato da Dio e acquista la conoscenza di Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Da questo l'amore di Dio fu reso manifesto nel nostro caso, perché Dio mandò il suo unigenito Figlio nel mondo affinché ottenessimo la vita per mezzo di Lui. L'amore è in questo: non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui amò noi e mandò il Figlio Suo come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci amò così, anche noi abbiamo l'obbligo di amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se continuiamo ad amarci gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il Suo amore è reso perfetto in noi. Da ciò acquistiamo la conoscenza che rimaniamo uniti a Lui ed Egli unito a noi, perché Egli ci ha impartito il Suo Spirito. Per di più, noi stessi abbiamo visto e rendiamo testimonianza che il Padre ha mandato il Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Dio rimane unito a Lui ed Egli unito a Dio. E noi stessi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto all'amore che Dio ha nel nostro caso. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane unito a Dio, e Dio rimane unito a Lui. Così l'amore è stato reso perfetto con noi, affinché abbiamo libertà di parola nel giorno del giudizio, perché, come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo. Non c'è timore nell'amore, ma l'amore perfetto caccia via il timore, perché il timore esercita una restrizione. In realtà, chi ha timore non è stato reso perfetto nell'amore. In quanto a noi, amiamo, perché Egli per primo amò noi. Se qualcuno fa la dichiarazione, «Io amo Dio», eppure odia il suo fratello, è bugiardo, poiché chi non ama il suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. E abbiamo da Lui questo comandamento, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Capitolo 5.
Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama chi è stato generato da Lui. Da ciò acquistiamo la conoscenza che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e pratichiamo i Suoi comandamenti. Poiché questo è ciò che significa l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Perché tutto ciò che è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che ha fede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che venne per mezzo di acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. E lo Spirito è quello che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito e l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se noi riceviamo la testimonianza che danno gli uomini, la testimonianza che da Dio è più grande, perché questa è la testimonianza che dà Dio, il fatto che ha reso testimonianza riguardo al Figlio Suo. La persona che ripone fede nel Figlio di Dio ha la testimonianza data nel proprio caso. La persona che non ha fede in Dio lo ha reso bugiardo, perché non ha riposto fede nella testimonianza che Dio ha dato come testimone riguardo al Figlio Suo. E questa è la testimonianza data, che Dio ci diede la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha questa vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha questa vita. Vi scrivo queste cose affinché sappiate che avete vita eterna, voi che riponete la vostra fede nel nome del Figlio di Dio. E questa è la fiducia che abbiamo verso di Lui, che qualunque cosa chiediamo secondo la Sua volontà, Egli ci ascolta. Inoltre, se sappiamo che Egli ci ascolta circa qualunque cosa chiediamo, sappiamo che avremo le cose chieste, giacché le abbiamo chieste a Lui. Se qualcuno scorge il suo fratello peccare di un peccato che non incorre nella morte, chiederà, ed egli gli darà la vita, sì, a quelli che non peccano in modo da incorrere nella morte. C'è un peccato che incorre nella morte. Riguardo a tale peccato non gli dico di pregare. Ogni ingiustizia è peccato, e c'è un peccato che non incorre nella morte. Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pratica il peccato, ma colui che è stato generato da Dio vigila su di lui e il malvagio non fa presa su di lui. Noi sappiamo che abbiamo origine da Dio, ma tutto il mondo giace nel potere del malvagio. Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato la capacità intellettuale di acquistare conoscenza del vero. E noi siamo uniti al vero per mezzo del Figlio Suo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli.